Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bentrovati, cari fratelli e sorelle, oggi è domenica 17 ottobre, la 29esima domenica, del tempo ordinario. Il Vangelo di oggi, con la liturgia di oggi, ci spinge a entrare nel mistero di Gesù Cristo, della logica di Gesù Cristo, di vivere questa vita con Gesù, insieme a Gesù, ma nello stesso tempo con i suoi stessi sentimenti, perché noi che siamo cristiani, siamo alter Christus, cioè altri Cristi, cioè noi viviamo in questo mondo, però attraverso le nostre parole, attraverso le nostre azioni, attraverso la nostra vita, noi manifestiamo la bellezza di Cristo, manifestiamo la bontà di Cristo, manifestiamo l'amore di Cristo, manifestiamo la bellezza della vita. E oggi nel Vangelo è descritto appunto la bellezza della vita di Gesù Cristo che è venuto, ecco, nel mondo, come è scritto anche nell'ultimo versetto del Vangelo, per servire. Io sono venuto per servire, sono venuto per dare la vita per voi. Quindi Gesù è venuto per amare. Gesù è venuto per prendere su di sé i nostri peccati, Gesù è venuto per immergersi nell'umanità, nelle ferite, ecco, dell'umanità, nelle piaghe dell'umanità. Gesù è venuto a cercare, il peccatore per portarlo, alla conversione, alla salvezza. Quindi Gesù viene per servirci, quindi dal punto di vista, ad esempio, della fede, anche dei nostri sentimenti cristiani interiori, ecco, noi ci chiediamo, ma siamo noi che dobbiamo servire Gesù oppure è Gesù che è venuto a servire noi? Certo, ecco, la nostra vita deve essere un continuo amare Gesù, conoscere Gesù, vivere in Gesù, anche servire Gesù, come ci dice anche il Catechismo, però è Gesù che serve noi, è Gesù che ci dà la grazia, è Gesù che ci perdona i peccati. Infatti è scritto nel Vangelo quell'affermazione che non dobbiamo mai dimenticare: senza di me non potete far nulla. Cioè senza la grazia del Signore non possiamo fare nulla, non possiamo fare nulla di buono. Senza il Signore, noi che siamo miseri, siamo poveri, fragili, deboli, ma con il Signore possiamo fare tutto. Qualche giorno fa abbiamo celebrato anche la festa di Santa Teresa d'Avila, no? E lei lo diceva sempre. Io sono povera, sono poverissima, ma con il Signore divento forte. Addirittura diceva divento anche potente, perché la grazia di Dio poi che ci avvolge ci porta poi a compiere cose meravigliose. Quindi possiamo dire, cioè, che Gesù Cristo si mette a servire noi, certo rispettando anche la nostra libertà e donandoci anche quella grazia a tutti noi di metterci al servizio del prossimo, ecco, per manifestare l'amore di Gesù al prossimo. Però ecco, Gesù è con noi, Gesù ci dà la forza mentre ci muoviamo verso i fratelli. Ora vedete la logica di Gesù, la logica del Vangelo, non è come la logica umana. Infatti nel Vangelo di oggi c'è un'espressione molto bella, ecco, che utilizza Gesù. Praticamente c'erano i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, che erano andati da Gesù dicendogli, ecco, noi vorremmo stare alla destra, alla sinistra del tuo trono, no? Nel tuo regno. Però loro concepivano un regno umano, un regno di potere,
un regno terreno in cui, secondo loro, ecco, Gesù Cristo forse si sarebbe messo a capo di un esercito, avrebbe cacciato via l'impero romano e avrebbe conquistato il mondo. Ecco, dice, però Gesù gli risponde praticamente dicendogli, sempre con tanta carità, sempre con tanto amore. Ecco, Gesù gli risponde dicendogli, ecco, dal punto di vista umano, coloro che governano cercano potere, cercano di sottomettere gli altri. Però Gesù poi utilizza un'espressione, ma tra voi non sia così. Tra voi non sia così, cioè, il vostro modo di pensare da cristiani, il nostro modo di pensare da cristiani è diverso dal modo di pensare del mondo. Il mondo pensa, ad esempio, ad avere potere, no? A quelli che sono nel mondo cercano il potere, dominare l'altro, sottomettere l'altro. Ecco, invece Gesù ribalta, ecco, questa concezione e dice: no, voi siete venuti per servire, per amare come io ho amato. Infatti poi Gesù pone una domanda a Giacomo e Giovanni dicendogli: siete disposti a bere il calice che io sto per bere, ad essere battezzati nel battesimo che io sto per ricevere, cioè sarebbe la croce, no? Quindi siete disposti ad amare gli altri, siete disposti a servire i fratelli, siete disposti a farvi ultimi, anche a considerare gli altri superiori a voi stessi. Quindi ecco la logica, di Gesù è totalmente diversa dalla logica del mondo. Dice: tra voi non sia così, quindi non pensate come pensa il mondo. Infatti poi i santi nella storia della Chiesa si sono messi a servire, ad amare con tutto il cuore. Poi, ad esempio, la logica del mondo: il mondo cerca piaceri, cerca benessere, no? Cerca di appagare l'uomo mondano, cerca di appagare il loro cuore, attraverso le consolazioni, ad esempio, materiali, attraverso anche i peccati, no? I desideri anche illeciti che ci sono presenti nel cuore dell'uomo. Ecco, invece Gesù dice di allontanarci dal peccato e di vivere nella grazia di Dio, nell'amore di Dio. Mi viene in mente ecco San Francesco d'Assisi che lascia tutto per servire Dio, si fa povero e diventa ricco. Quindi è come se Gesù ci dicesse: siate poveri, poveri di mondo e ricchi di Dio. Ecco, vedete che qui sono per le strade di Kuring e oggi c'è la festa qui, è una festa dell'Immacolata, la fiera anche, la terza domenica di ottobre, quindi è tradizione questa fiera. C'è anche la festa religiosa dell'Immacolata, perché è la festa, ecco, dell'inizio, ecco, della congrega dell'Immacolata che è avvenuta nel XVIII secolo. E quindi questa fiera continua qui da secoli, per questo ci sono, ecco, tante bancarelle oggi qui a Curinga, perché c'è questa fiera, ecco, dell'Immacolata. In passato, ecco, questa fiera era l'unico momento utile, ecco, per tutti i curinghesi per comprare qualcosa in passato. Ecco, poi in passato, ecco, sì, era una fiera anche molto più grande, ecco, ci vendeva di tutto, anche, pensate, anche animali. E quindi per noi oggi, ecco, è anche un giorno, ecco, dedicato all'Immacolata. Quindi qui a Curinga, ecco, pregheremo la Santa Messa poi anche all'Immacolata per festeggiare, ecco, questo evento. Vedete come continuano anche le bancarelle. Comunque, ecco, il Signore non ci invita ci invita a utilizzare le cose del mondo, le cose terrene, per ciò di cui noi abbiamo bisogno.
però senza cadere in quella tentazione di volere sempre di più l'avidità terrena, ad esempio, no? Quindi ecco, Gesù dice a Giacomo e Giovanni: fra voi non sia così, per voi la vita non sia così, ma sia un servizio, una donazione. E quindi in qualche modo, ecco, Gesù Cristo smonta le loro concezioni, ecco, della vita. Ecco, se noi leggiamo il Vangelo, se leggiamo il Vangelo, ci rendiamo conto che nel Vangelo c'è una logica totalmente diversa, una logica diversa, un modo di pensare diverso. Nel Vangelo c'è il modo di pensare di Gesù, il modo di pensare di Gesù che è Dio, che è il Signore, che è venuto, non per essere servito, ma per servire. E per amarci. Quindi, quando ci accostiamo nella preghiera, ecco, vicini a Gesù, sentiamoci amati, sentiamoci benedetti da Lui. Ecco, siamo arrivati qui in Piazza Immacolata. Ecco, continua la fiera, poi arriveranno, penso, anche tante altre bancarelle. Ecco, oggi e domani ci sarà questa fiera. Ecco, quindi il Vangelo di oggi ci mette in discussione, ma già quando noi leggiamo anche un solo versetto del Vangelo, Gesù ci spiazza, ad esempio anche a livello di perdono, del perdono, no? Anche dell'amore verso i nemici, cioè ci rendiamo conto che quando leggiamo il Vangelo ci offre un modo di pensare totalmente diverso. E noi dobbiamo, ecco, entrare in questa logica, perché questa è la logica di Dio. E poi sapete che tutte le cose terrene passano, quindi poi tutto il Vangelo è orientato alla nostra salvezza eterna. Il Vangelo è orientato a darci la salvezza eterna, a vivere con Gesù poi per l'eternità, e ci mette in guardia nel non percorrere, ecco, quelle strade che invece potrebbero portarci non con Gesù, ma alla dannazione eterna nell'inferno. Quindi il Vangelo ci indica la via per raggiungere il paradiso. E noi dobbiamo leggere molto il Vangelo, dobbiamo comprendere il Vangelo, dobbiamo vivere di Vangelo. Riempire la nostra vita di Vangelo, la nostra mente e il nostro cuore di Vangelo. Dovremmo portare con noi sempre un Vangelo e leggerlo spesso, perché nel Vangelo appunto c'è la logica di Gesù, c'è l'amore di Gesù. Gesù è venuto per amarci, Gesù è venuto per dare a noi tutto se stesso. Sono venuto per servire, non per essere servito. Ecco, benissimo, ecco, dopo questo breve pensiero domenicale, ecco, volevo dirvi, ecco, che le messe saranno celebrate oggi alle 8:30 nella chiesa matrice, quindi tra mezz'ora, poi ancora alle 11, sempre nella chiesa matrice, poi questa sera ci sarà la messa alle 5:30, la festa, ecco, dell'Immacolata, e questa messa alle 5, no, alle 18, questa messa alle 18 nella chiesa dell'Immacolata sarà celebrata da Padre Bruno Macri, in quanto anche noi sacerdoti diocesani saremo tutti quanti in cattedrale questa sera alle 5:30, perché c'è l'apertura diocesana del sinodo, ecco, del sinodo che il Papa ha indetto anche a livello mondiale, e inizia, ecco, questo sinodo per noi in modo proprio ufficiale, con questa celebrazione solenne che il Vescovo presiederà in cattedrale questa sera alle 5:30. Quindi noi sacerdoti diocesani saremo tutti in chiesa lì, in chiesa cattedrale, però qui, ecco, a Coringa, siccome c'è la festa dell'Immacolata, verrà a celebrare la Santa Messa Padre Bruno Macri.
Benissimo, ecco, al termine di questo breve pensiero, di questa piccola passeggiata, ecco, che abbiamo fatto per le strade di Curinga, facciamo una preghiera e vi do una santa benedizione. Diciamo insieme un'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per intercessione della Vergine Maria, la nostra Mamma Celeste, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Ecco, siamo arrivati, vi ho fatto una piccola passeggiata, ecco, siamo arrivati alla chiesa matrice di Curinga, la gloriosa chiesa matrice. Adesso alle 8 ci sarà mezz'ora di adorazione, preghiera del Santo Rosario, poi alle 8:30 la Santa Messa. Buona domenica a tutti quanti, ecco, partecipate alla Santa Messa, buon cammino di fede.